in questo numero di AgriFood Magazine. La guerra del grano minaccia il prezzo della pasta. L'Italia sul podio dei migliori paesi europei per l'enoturismo. Il caldo record fa volare i consumi di gelato. Un progetto per i giovani imprenditori dell'Agritech. Torna l'incubo grano e i consumatori italiani rischiano di pagare a caro prezzo il rialzo delle quotazioni della materia prima sui mercati internazionali. A lanciare l'allarme è Assoutenti, che fornisce i dati sui possibili effetti degli aumenti dei prodotti derivati dal grano per le tasche delle famiglie. Lo stop della Russia all'accordo ONU per l'export alimentare dell'Ucraina, i raid che hanno distrutto 60.000 tonnellate di grano e il crollo della produzione fino almeno 60% per gli effetti del clima rischiano di scatenare uno tsunami che si riverserà direttamente sulle tasche delle famiglie. Un nucleo di 4 persone spende in media in Italia 1.320 euro annui per pane e cereali. Un aumento dei prezzi al dettaglio del 10% per i prodotti derivati dal grano determinerebbe una maggiore spesa da più 132 euro annui a famiglia solo per i costi diretti. Assoutenti ha stilato la classifica delle città italiane dove la pasta costa di più. Il prezzo più alto si registra a Pescara, con una media di 2,50 euro al chilo, seguita da Cagliari, Genova e Macerata. L'Italia è sul podio dei migliori paesi europei per l'enoturismo, seguita da Francia e Spagna. Lo sancisce una ricerca commissionata da Love Holidays, uno dei più noti tour operator inglesi, che ha creato la lista delle nazioni europee migliori per il turismo del vino. L'Italia si è aggiudicata il primo posto, con 15 milioni di turisti del vino e un fatturato annuo di 14 miliardi. La ricerca ha preso in considerazione per ciascun paese l'area abitata, il consumo di vino, la produzione di vino e di uva, le recensioni su Vivino, i premi Decanter World Wine Awards e i Festival del Vino. Il bel paese registra la maggiore produzione di vino, la maggiore produzione di uva e il maggior numero di premi. E si aggiudica anche il maggior numero di voci in Vivino. Dando un'occhiata più da vicino alle diverse regioni vinicole in Europa, 20 delle prime 21 regioni si trovano in Italia, con la Toscana al primo posto e il Veneto al secondo. Il caldo record che sta colpendo l'Italia fa volare i consumi di gelato, nonostante la crescita dei prezzi che hanno registrato un aumento del 19% rispetto allo scorso anno. A pesare sui listini, spiega un'analisi della Coldiretti su dati Istat, è l'aumento dei costi per l'energia e le materie prime utilizzate nelle preparazioni, a partire dallo zucchero, che ha fatto registrare un più 47%, di cui l'Italia è fortemente deficitaria. Nelle gelaterie italiane, sottolinea la Coldiretti, vengono utilizzati ben 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zucchero, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 milioni di chili di altri prodotti durante l'anno, con un evidente impatto sulle imprese fornitrici impegnate a garantire ingredienti di qualità. L'aumento dei prezzi però non sembra spaventare gli italiani, che per difendersi dall'afa consumano gelato per la pausa pranzo o lo snack, facendo registrare al comparto un fatturato totale di 2,7 miliardi. Nonostante le innovazioni, a essere preferito è il gelato artigianale. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un vero e proprio boom delle agrigelaterie artigianali, che garantiscono la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta. Una spinta, spiega la Coldiretti, che ha favorito la creatività nella scelta degli ingredienti che valorizzano i primati di varietà e qualità della produzione agroalimentare nazionale, dal gusto di basilico fino al prosecco. Giunge a conclusione l'iniziativa Ideas to Grow, di Intesa San Paolo con Talent Garden. Sono 23 i giovani di Puglia, Molise e Basilicata che saranno supportati per mettere in pratica 9 idee innovative e avviare un'impresa. Al Politecnico di Bari si è svolto l'evento conclusivo di un percorso cominciato nel mese di marzo. Erano 26 le candidature, 45 i giovani in corsa. Elisa Zambito Marsala, responsabile Social Development and University Relations di Intesa San Paolo.
per progettare e sviluppare questa iniziativa abbiamo attivato un'azione sistemica, cioè intanto abbiamo rilevato che il territorio su cui da cui partire, dove c'è una reale fabbisogno di applicazione tecnologica su i temi dell'agribusiness è rappresentato innanzitutto dalla Puglia, dalla Basilicata e dal Molise. L'iniziativa riguardava giovani under 34. Obiettivo: incentivare l'occupazione con percorsi di autoimprenditorialità. Siamo Riccardo Caro, Massimiliano Dell'Olio e Donato Liberto. Insieme stiamo portando avanti il progetto di Agri. Agri è un sistema di farm intelligence che utilizza algoritmi di AI generativa, machine learning e internet delle cose per consentire agli agricoltori di ridurre il loro impatto ambientale e massimizzare le proprie rese. Sono Ivana De Marinis e oggi rappresento il team a rete Ritorno alla Terra. Portiamo l'idea di raccogliere tutti gli scarti della filiera agroalimentare pugliese per trasformarli, lavorarli e ottenere un substrato che è utile a rinvigorire e a nutrire le piante dei vivai pugliesi. Quello che ci proponiamo in generale in tutti gli interventi che diciamo andiamo a progettare e realizzare è che siano interventi scalabili sul territorio, quindi attraverso azioni sistemiche di eccellenza, che siano sostenibili nel tempo e che ci consentano di generare un forte impatto per il nostro paese.